Buongiorno, benvenuti e bentornati sul canale Nuovo Vlog. C'è un caldo pazzesco, ma non è una novità, voglio dire, credo ci sia caldo in tutta Italia. Sono chiusa in casa e questa sera credo che mi riposerò, o meglio farò workout qua a casa, perché devo fare soltanto un pochino di polpacci e posso farli sulla scaletta e addome e posso farlo tranquillamente in terra nella mia stanza. Quindi non andrò in palestra perché oggi appunto è giornata di riposo, mercoledì, e poi farò di nuovo invece giovedì, venerdì e sabato di allenamento, domenica mi riposo. La settimana prossima parto e quindi mi farò degli allenamenti, parto, ma mi posso allenare lunedì, martedì, poi dal 13 in poi sarò uccel di bosco. Comunque stavo facendo tra virgolette una sorta di merenda, ho mangiato i cosini, quelli triangolini che vedete lì, quelli di quinoa o mais, dipende, quelli, uno dei due prendo, insomma non riesco ancora a capire se mi piace più l'uno o l'altro, mi piacciono tutti e due. E niente, praticamente volevo prendere delle proteine. Ragazzi, ho fatto una scoperta pazzesca, però aspettate, non mando se no la sigla. Mandiamo la sigla così ci iniziamo questo vlog, poi vi racconto. Qua non sarà la stessa Silvia di prima, perché ragazzi, prima praticamente ho caricato la clip sul computer perché la volevo scaricare dalla scheda di memoria e mi sono resa conto che nel pezzo, diciamo, dopo la sigla che ho appena mandato, ero muta. Non so cosa sia successo, ma ero muta. Può essere successo che la batteria fosse scarica. Quando la batteria si scarica non funziona bene la registrazione, probabilmente in quel pezzo era scarica. Comunque, siccome ovviamente non voglio buttare via questo vlog, e meno male che me ne sono accorta, niente, vi dico praticamente che cosa vi stavo dicendo, rigiro la clip. Vi stavo parlando appunto delle Clairway, che io uso al gusto tè alla pesca e al gusto limone. La mia preferita è il limone. Qual è la differenza con le proteine solite che prendo? Che quelle creano una specie di frappè, lo conosciamo tutti, insomma, lo shaker proteico, no? Che è una specie di frappè cremoso, insomma. Questo invece viene liquido. Adesso non ve lo faccio vedere perché le prenderò più tardi, lo vedrete più avanti nel vlog. Farò uno shaker quando appunto dovrò, penso, andare ad allenarmi o nel pomeriggio quando faccio merenda, insomma le prendo tutti i giorni, quindi ve lo farò vedere più tardi. In pratica che cosa succede? Voi mettete la polvere, è normale come quella delle altre proteine, solo che invece che venire un frappè vi viene liquido, vi viene una limonata, una vera e propria limonata, cioè sembra che voi stiate bevendo una limonata buonissima, oppure un tè freddo alla pesca. D'estate sono la manna dal cielo, uno perché le prendete veramente volentieri, con l'acqua bella fresca del frigo, io ci aggiungo anche i cubetti di ghiaccio, viene veramente strabuona. Spero di non aver seto sui denti, mi pare di no. E niente, vi dicevo anche ovviamente che io, come sapete, collaboro con Foodspring, e quindi se le volete provare, ma se volete provare qualsiasi prodotto, vi lascio in info box intanto il link a queste, ma proprio il codice sconto che è Saidori minuscolo, YouTube YT maiuscolo, ma ve lo lascio scritto sotto, e avete il 15% di sconto se dovete fare un ordine. Se non lo dovete fare adesso, voi ricordatevi solo che in tutti i miei video, sotto nell'info box, ci sono sempre tutti i codici sconto attivi al momento, quindi lo potete sempre trovare, diciamo, sotto, perché questo vale tutto l'anno, è una collaborazione su base annuale, che annuale, ormai sono tanti anni che collaboro con loro. Lo amo, è proprio la mia svolta, il mio prodotto. Dovrei fare le Saidori manie, lo inserisco di sicuro, anzi mi sa che faccio le Saidori manie. Brava Silvia, mi è venuta una bella idea, faccio le Saidori manie, domani lo giro. Questo è uno dei prodotti che inserirei sicuramente, perché mi piace tantissimo, è super fresco e ho abbandonato gli altri tipi di proteine a favore di queste. E poi vi dicevo invece, al di là appunto di Foodspring, vi dicevo del vlog di oggi, che volevo un po' impostarlo su preparazione per partenza delle vacanze. Dovrò andare a fare delle commissioni. Batteria scarica, eccomi qua, allora l'ho cambiata, spero vada tutto bene. Vi dicevo che devo fare un po' di commissioni, tipo devo anche portare la macchina dal meccanico, devo fare un po' di commissioni. Volevo farvi vedere che cosa metto nella valigia a livello di beauty, a livello anche magari di altre robe,
E insomma, volevo preparare la valigia con voi, anziché fare un video cosa c'è nel mio beauty da vacanza, lo inserisco nel vlog, chiacchiero durante la giornata e faccio vedere come procedono le cose. Se non è in questo esattamente, comunque qua ci sono dei preparativi, non so, questo è un po' il tema dei vlog di questi giorni, da qui alla partenza. E basta, niente, questo era quello che dicevo più o meno, credo, nella clip. Ora l'ho girato un po' di ore fa, quindi... non mi ricordo esattamente che cosa dicessi, ma il succo era questo. Vi facevo vedere queste che, mamma mia, le amo, e vi dicevo questa roba qua. Quindi adesso vi saluto qua, ma vi lascio alle altre clip che avevo girato praticamente consecutivamente a quella e che pare abbiano l'audio tutto a posto, quindi ci vediamo. Buongiorno, buongiorno ragazzi, mi sto truccando perché devo andare a fare delle commissioni. Allora, sono le 5:30, ho lavorato tutto il giorno. Adesso devo fare delle commissioni perché, oddio, ho perso il foglietto. No, ce l'ho qua. Allora, devo andare a comprare un pettine a coda per fare la riga bene, perché me l'avete suggerito tutte, il solvente per le unghie, le strisce depilatorie per il viso, per i baffetti, scovolini, mini deodoranti, mini colluttorio e spazzolino, perché sto partendo, quindi vado al DM a prendere queste cose. Mi stavo truccando e ho deciso di farvi vedere quanto il super fake di Lotti London sia un mascara pazzesco. Scusate le unghie, ma devo fare la manicure questa sera e ho levato lo smalto perché in vacanza non metterò il semi permanente perché ho paura che non mi duri tutti gli 8, 9, quanti giorni staremo della vacanza, perché comunque è garantito per 10, se si sbecca non so come fare, preferisco avere uno smalto normale che nel caso levo, se non ho voglia non lo rimetto, però lo smalto sbeccato no. E niente, siccome devo andare a fare queste commissioni ho levato appunto lo smalto volevo darmi una truccata, cioè vi volevo far vedere la differenza tra l'occhio con il mascara e l'occhio senza. Cioè, guardate che differenza, è pazzesco ragazzi, è veramente un effetto wow unico. Però adesso non so come fare per mettermelo. Aspettate che escogito un metodo, perché ho lo specchietto, ma ve lo voglio far vedere bene. Siccome lo specchietto ha le ventose, lo attacco tipo alla caraffa. No, ok, quindi mi trucco pochissimo, mascara, poi metterò un pochino di correttore, uso l'iHeart Revolution Heartbreakers, questo qua, nella colorazione Shortbread, che è un correttore che mi piace moltissimo. Aspettate che riprendo lo specchio, ce la posso fare, ok, mi piace moltissimo, soprattutto quando lo metto così libero, cioè senza che io sotto abbia il fondo, mi piace tanto. Lo trovo proprio molto bello, morbido, illuminante, non va assolutamente nelle pieghe, è strapromosso. Sapete che cosa l'ho... con cosa lo sostituisco? Cioè sostituirò questo al Maybelline Cancelletà. Secondo me, qua mi sono un po' sporcata, secondo me è un ottimo sostituto per quando non vi volete truccare del tutto ma volete soltanto appunto fare dei tocchi così, perché è super morbido e mi piace veramente tantissimo. Ok, guardate che bell'effetto. E poi metto soltanto un pochino di fisso, anzi il correttore, tutto lo costo oggi ragazze, fisso il correttore con la cipria, la Insta Fix and Matte di Rimmel, quindi vado così, un pochino di cipria e fissiamo il correttore. Per un make up proprio, non vi dico da spiaggia perché stiamo prendendo la cipria dallo specchio,
perché io in spiaggia non mi trucco, però tipo il mascara quest'anno lo metterò, porterò un mascara waterproof perché mi piace avere le ciglia belle lavorate, tutto il resto no ovviamente, non metterò altro se non il mascara. Questo blush è extra pigmentato, guardate, ne ho messo, ci ho fatto veramente così, è una roba pazzesca, infatti lo scarico sulla mano, guardate qua, e il resto, sì ancora, mi guardo con la cipria e prelevo la cipria dallo specchio, no ragazzi è troppo pigmentato, ancora meno, bisogna metterne, sembro Heidi. Devo trovare un rimedio. Oddio. Aspettate. Okay. Super sfumato. Rimane bello pigmentato. Però, ragazzi, devo mettere ancora meno. Non so proprio come si potrebbe fare. Mi è venuto poi un desiderio di rosso improvvisamente. Perché sono super plain nel resto del viso. Quindi utilizzerò la mia tinta rosso ciliegia dorata di Wycon, il rossetto matte. E mi metto il rosso e così vado da Pitta Rosso, dove devo vedere per un paio di sandaletti, voglio i sandali alla schiava alti, e poi da DM per fare un po' di compere di cose appunto che vi ho detto che mi mancano. Cioè, ditemi che l'insieme non è stupendo, mi piace tantissimo. Bene, sono pronta. Devo lavare i pennelli ancora prima di partire e cercare un buon mascara waterproof appunto nelle mie scorte. Sono sicura di averlo, devo soltanto diciamo trovarlo. Adesso però vi volevo far vedere delle cose che mi sono arrivate, ragazze. In primis dei gioielli. Vi faccio vedere che cosa mi è arrivato da Hey Happiness. Sapete che io collaboro con loro da un sacco di tempo. Il brand è questo, ma tutto quello che mi vedete, anche questi orecchini che ho adesso, sono Hey Happiness. Li ho levati perché intendo appunto indossare questi e metterli su quindi per la prima volta. Quindi adesso levo questi e metto appunto gli orecchini argento anziché quelli d'oro dorati. Hey Happiness è un brand con cui collaboro da un sacco di tempo e fa sempre delle promo e mi fa sempre delle promo solo per la mia community. Quindi adesso vorrei andare a vederla e vi faccio però prima vedere gli orecchini. Allora, scusate come vi ripeto per la manicure che deve essere fatta stasera, quindi ho le unghie un po' così, però vabbè. Allora, gli orecchini sono, ho scelto questa coppia meravigliosa, che adesso vi faccio vedere da vicino perché sennò non capite nulla. Eccola qua, guardate quanto sono carini, praticamente sono, vedete, dei cerchietti con tutti i brillantini e io li metterò, credo, come secondo buco. Mi piacciono da morire. Ovviamente di tutti questi che vi sto facendo vedere adesso vi lascio il link, ma vi lascio anche il link generico a Hey Happiness, dove potete andare a vedere. Come dico sempre, ragazze, la figata di questi prodotti è che io li uso anche per farmi la doccia, per lavarmi i capelli, quelli d'oro. Attenzione, non li levo mai. E sono, come vedete, perfetti. Ce li ho su da praticamente un paio di questi dorati, li tengo su praticamente ininterrottamente dall'estate scorsa. Invece quelli del primo buco, tipo quelli che ho adesso qua, li cambio. Dicevo, quelli che mi vedete di solito nei buchi qua sono quelli che tengo praticamente fissi. Cambio quelli più grossi, che sono quelli che tengo qua, però magari questi adesso ce li ho da un mese e mezzo almeno. E quindi tutte le volte che faccio doccia o lavo i capelli, questi sono su. E come vedete sono perfettamente dorati, stupendi e perfetti. L'unica cosa che faccio quando li levo, prendo una cosina di cotone, un pannettino di cotone o anche i pannetti proprio tipici da gioielli e gli do una lucidatina. Tutto qua, magari gli levo un pochino di ossido in questo modo e tornano stupendi. Però anche loro addirittura nel sito dicono che come trattamento li potete addirittura lavare e asciugare, rimangono perfetti. A parte che poi sono gli unici che non mi fanno allergia. Purtroppo io se non sono argento o comunque di metalli ottimi, bagnati oro, bagnati argento, mi viene subito la crosticina. Poi, sempre in questo giro, e poi vi dico la promo fra un po', ho preso un aircuff, si chiama, o helix, insomma quelli che simulano l'orecchino qua sopra,
Ed è uno appunto, ma ne ho già un altro, sempre di iHappiness, quindi intendo appunto utilizzare anche quello lì, li metterò insieme, probabilmente tutti e due nello stesso lato, e ve lo faccio vedere, è molto molto piccolo, quindi faccio un po' fatica, lo vedete? È praticamente così, un cerchiettino che ha la catenellina penzolante, ma poi vi metterò magari delle foto dei gioielli tratte dal sito dove si vedono meglio, e questo lo metterò appunto qua dove si dice, insomma, Helix, credo che si chiami in quel punto. E ultimi ma non ultimi, ve li faccio vedere così, meno male questi sono appesi, sono più semplici da far vedere. Eccoli qua, questi li metterò come primo buco. Quindi primo buco, secondo buco quelli a cerchietto, terzo buco vado a rispolverarne un paio appunto di iHappiness che metto sempre e che quindi andranno nel terzo buco, più metterò quelli qua sopra. Adesso magari li indosso e vi faccio vedere l'effetto. Però prima di farvi vedere l'effetto vi dico la promo, me la sono segnata qua. Allora, innanzitutto, come sempre tutto l'anno in info box trovate sempre il codice sconto, che è l'angolo di Saidori, tutto attaccato, che mi dà il 10% su tutto il sito su ordini superiori ai 29 euro. Quello c'è sempre, in qualunque momento dell'anno voi vogliate acquistare. Se non vi ricordate il codice, che comunque è facile perché è l'angolo di Saidori con la L e la S maiuscola, ma tutto tutto attaccato, io comunque lo lascio sempre in tutti i video in info box. Poi invece la promo per tutto luglio, quindi tutto tutto luglio fino al 29, 29 compreso, per ogni ordine superiore ai 30 vi manderanno, oltre a quello che ordinate, un gioiello a sorpresa, scelto da loro. Per ogni ordine superiore ai 70, due pezzi di gioielli a sorpresa, mentre per ogni ordine superiore a 119, tre pezzi di gioielli a sorpresa. E appunto durerà fino al 29 di luglio. Adesso io li indosso, così faccio vedere come vengono belli. Peraltro anche questa che ho è di iHappiness, questa con il quadrifoglio. Invece questa qua me l'aveva regalata a Venti Celesti, un'altra ragazza che fa dei gioiellini molto carini. Allora, indosso tutto, vi faccio vedere l'effetto. Allora, eccomi tornata dal mio giro. In primis, ok, l'effetto è questo. Vi faccio vedere prima questo. Ok, vedete? L'effetto è qua, questo qua con la catenella. Questi qua, gli ultimi, li avevo presi tempo fa sempre da loro, ovviamente, e li ho tenuti su tipo un anno, ragazze. Questi qua invece sono i due nuovi. Qua ho messo questi altri e questo. Mi piacciono da impazzire, cioè, questo mi piace tanto. Quindi tendenzialmente partirò con le cose argentate, anche perché vorrei prendere una cavigliera sempre argento. Bene, adesso volo, poi vi faccio vedere anche dei prodotti che mi sono arrivati di Elgon. Mi è arrivata la linea nuova Sancare. Se non avete visto il video sui prodotti finiti e la mia review su appunto tutti terminati, ve la lascio qua, vi lascio qua il video, e parlo anche della linea Sancare, che a quanto pare hanno fatto un restyling ed è una linea pazzesca, è buonissima, quindi veramente sono contenta che mi sia arrivata la nuova linea, ve la faccio vedere quanto prima. E basta, io adesso volo a fare queste commissioni, se no chiudono i negozi, e ci vediamo più tardi, così vi faccio vedere cosa ho comprato, anche se saranno due scemenze. Se ho trovato i sandali, vi faccio vedere magari anche i prodotti. A dopo. Allora, eccomi tornata dal mio giro. In primis devo prendere gli integratori perché devo andare in palestra e deve agire. Quindi Energy Aminos per darmi un po' di però lo prendo insieme alle Clear Whey, cioè alle proteine, quelle che vi stavo dicendo che fanno tipo la limonata, perché non ho mangiato la carne a pranzo e mi sono dimenticata. E ho mangiato pochissimo perché con sto caldo appetito zero. Quindi mi faccio uno shaker proteico, ma con l'energy aggiunto, in modo che mi dia un po' di proteine, che non ho mangiato niente, ho mangiato la pasta, cioè molto grave oggi. Vabbè, proteine, e poi ci metto l'energy aminos, invece mi porto dietro come al solito il recovery. Adesso vi faccio vedere come viene. Poi ci aggiungo l'energy dopo, così vi faccio proprio come viene senza energy, anche se l'energy è liquido, quindi non altera nulla, ma ve lo faccio vedere senza. Allora, ci metto una porzione abbondante, ragazze, perché ripeto, non ho mangiato la carne, mi sono proprio dimenticata, quindi faccio una bella porzione, metto nello shaker e aggiungo acqua bella fresca. Mi viene praticamente una limonata, che è un piacere berla assoluto. Metto tanta perché ho messo due cucchiaioni belli, se no ne metto meno ovviamente.
la voglio bella liquida come deve venire, in sostanza. Shakero, non so se vedete, vedete che c'è sopra la schiuma e sotto il liquido. Adesso vi faccio vedere. Viene proprio limonata, ragazzi, questa è limonata. È pazzesca, se poi ci mettete il ghiaccio, limonata. E state prendendo appunto le vostre proteine. Io praticamente d'estate adesso sto andando avanti così, che è troppo caldo per accendere i fornelli, ecco perché non ho fatto la carne, perché ho detto lo faccio dopo. Riaccendo i fornelli per fare la carne, ma fra 5 minuti poi non l'ho fatta, e infatti così la farò a cena. È strabuona. Adesso a quello che avanza aggiungo l'Energy Aminos, che comunque è sempre limone, per cui il gusto è lo stesso. E così prendo tutto insieme e fra poco vado ad allenarmi, ma prima vi faccio vedere lo shopping. Ho comprato dei sandaletti che cercavo, dov'è il tappo, e ve li faccio vedere. Ovviamente ve l'ho già detto all'inizio del video, io collaboro con Foodspring, quindi trovate il link e il codice sconto per e se volete comprare qualcosa del 15%, ok? Queste sono, diciamo, le cose che io al momento sto usando, con cui mi trovo strabene. Mamma mia, viene limonosissimo. Ovviamente se odiate il limone, ci sono altri gusti, ragazze, eh? Non è che dovete proprio prendere il limone. Io adoro il limone, tutto quello che sa di limone e arancia mi fa impazzire, quindi va bene. Ok, quindi questa è la combinazione che io amo, Clairway con Energy Aminos. Non li prendo sempre insieme, perché se mi ricordo di prendere, ho preso l'integratore proteico magari all'ora di pranzo o a metà pomeriggio, non lo prendo quando vado in palestra. Oggi mi sono dimenticata e quindi li ho combinati insieme, e poi mi porto via il recovery, che lo prendo subito dopo l'allenamento. In pratica sia questo che questo sono aminoacidi, questi però con l'aggiunta di alcuni attivi che danno un po' di sprint, come la caffeina, il guaranà, che danno un po' di sostanza, la citrullina, insomma, danno un po' di sprint, perché in questo periodo sono in down proprio col caldo. Questo è sempre per integrare post allenamento, sempre a base di aminoacidi e dell'arancia, che sono i miei gusti preferiti. Le Clairway, come vi dicevo, ci sono anche al tè. Io preferisco quelle al limone, ma è molto buono anche il tè, è molto 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 buono. È un tè alla frutta, pesca, credo. Allora, andiamo a farvi vedere cosa ho preso. Allora, innanzitutto le scarpe. Allora, sapete che se avete visto le mie foto su Instagram, vi lascio qua il mio Instagram, la foto è questa. Ho messo questi sandaletti, è scoppiato proprio il caso. Chi li ama, chi li odia. Io ovviamente li amo, e li amo così tanto che ho detto, se li trovo neri li prendo anche neri. Ovviamente non li volevo esattamente uguali, ma sono molto simili. Hanno la zip dietro e davanti hanno tutta la chiusura con i laccetti e la stringhetta qua. Li trovo meravigliosi, li ho presi da Pitta Rosso, sono in sconto, costavano 45 e li ho pagati 22,49, in pratica la metà. Li amo, li trovo bellissimi, bellissimi, bellissimi. Ce ne sono anche un altro modello, che però hanno i lacci, diciamo, fissi, che non ho potuto prendere perché mi stavano giganti, cioè rispetto al mio polpaccio usciva, cioè il mio polpaccio era così e questi erano così, cioè proprio molto molto grandi rispetto al mio polpaccio, mentre questi li posso regolare, anche quelli che ho io si possono regolare. Li adoro, ragazze. Pitta Rosso, grazie mille per averli fatti anche quest'anno, perché sono tra i miei sandali preferiti. Chi li ama, chi li odia, ripeto, ditemi se voi li amate o li odiate. Poi sono stata al DEM perché volevo prendere un solvente per tenermi di quello di manucurist, quando faccio proprio la manicure manucurist. Ho preso questo di Ebelin, che lo trovo al DM, spero che sia buono. Lo devo mettere in una mini boccettina e portarmelo in vacanza, perché porterò lo smalto normale. Devo vedere nelle mie scorte di portare uno smaltino, credo rosso, che sia
piccolino, più una base, più un top coat. Poi ho preso i miei soliti scovolini, io mi trovo bene solo con questi, ne ho provato di tutti i tipi, anche cari, anche della Gam, insomma marche che fanno scovolini che costano un sacco, tipo 6 scovolini, 7 euro, roba così. Niente ragazzi, quelli con cui mi trovo meglio sono questi, che costano un'inezia. Sono quelli della Dontodent, che è proprio il brand di Dam, e costano 2,69 euro per 32 pezzi, e sono fatti così, vedete, sono quelli fatti in questo modo, ci sono di due misure, io ho preso i più grossi e mi trovo stravero. Ho preso i più grossi perché ho degli spazi interdentali ormai, oddio, ho sbagliato, avrei dovuto prendere anche quelli fini per i denti davanti, magari torno. Perché praticamente è stato un periodo che quelli fini non mi andavano bene, perché mi si erano allargati molto i denti, adesso si sono riavvicinati, riassestati tutti, questi mi vanno bene per dietro, ma per davanti avrei dovuto prendere quelli più sottili. Vabbè, però ne ho preso 3 pacchi, ho sbagliato. Poi ho preso il pettine a coda, come mi avete suggerito voi, per appunto fare la riga, spero che vada bene, seguo i vostri suggerimenti, delle striscette depilatorie per i baffetti. Ragazzi, queste erano quelle che costavano meno, 12 costavano 1,19 euro, 1,29 euro, mentre tutte le altre 5 euro, 6 euro di striscette. Ho detto vabbè, senti, mi strapperanno anche la pelle? Non lo so, proviamo. Sono di questa marca qua, mai sentita, va bene. Poi ho preso uno spazzolino ripieghevole, ripiegante, per portarmelo dietro, perché comunque lo cambio spesso, in quanto, come sapete, porto in visale, quindi viaggia sempre con me lo spazzolino pieghevole. Questo qua dovrebbe ripiegarsi, che questo qua va qua dentro, spero che vada bene. E poi avevo un deodorantino di Balea, le mini taglie sono completamente out of stock da DM, l'unico che c'era era il cosino di Neutro Roberts e ho preso lui, in modo da averlo per le vacanze. Basta, questo è quanto, non ho trovato un mini colluttorio, ma ho le boccettine da riempire, quindi riempirò una mini boccettina di colluttorio per una settimana, dovrebbe bastarmi, dovrei riuscire a farcela. E basta, questo è quanto, adesso vado in palestra e magari dopo, quando torno, vi faccio vedere invece i prodottini di Elgon che mi sono arrivati. Però adesso è tardissimo, perché sono già le 8:30, arriverò già, insomma, ad iniziare ad allenarmi verso le 9, finirò le 10:30, quindi sarò mezzo stordita dopo, abbiate pietà di me. Ci vediamo dopo. Eccomi tornata a casa, 00:40, tra doccia, integrazione, devo ancora cenare, sono uscita dalla palestra alle 11 e niente, ovviamente dalle 11 tra doccia e tutto, 00:40, quindi chiudo qua il vlog. Ragazzi, vi faccio vedere i prodotti della linea di Elgon, e vado a nanna, perché è veramente super tardi e ho deciso in questi giorni di fare dei vlog giornalieri, chiacchierando un po' così, però non so quanto verranno lunghi, qualcuno magari più lungo, qualcuno più corto, però giornalieri, perché riesco di più a portarli a termine, editarli e caricarli, magari lasciarvi qualche contenuto. E allora mi dicono: ciao Silvia, siamo andati di omaggiarti con le nostre due nuovissime linee per prenderti cura della tua chioma. Color Care Sun Care, che già conoscevo, ha cambiato pack, prima era azzurra, mi piaceva anche azzurra. E decor e balayage per ripristinare lo stato ottimale dei capelli decolorati. Non vediamo l'ora di sapere cosa ne pensi. Un caro saluto il team di Elgon. Allora, Color Care e Sun Care è dato dall'Aftershine Hair and Body Shampoo, che è questo. L'ho adorato letteralmente l'anno scorso, l'avevo portato in vacanza, non dico altro, è meraviglioso, fantastico, stupendo, e quindi presumo che sarà, vediamo se l'odore mi sembra lo stesso, ma non ne sono sicurissima. Testiamo ovviamente quest'estate e poi vi farò sapere, perché questo viene in vacanza sicuro. Poi l'After Sun Shine Mask PH4, che è questo, che è questa maschera. Anche l'anno scorso c'era la maschera, sempre composta da questi tre. Poi c'era lo spray e evidentemente hanno visto che ne uso tanto, che mi piace tanto, me ne hanno mandati due.
ed è praticamente il leave-in Hydra Milk pH 4,5, eccolo qua. Questi, appunto, vi lascio assolutamente il link, ragazze. Li ho appena inseriti nel lo shampoo, l'ho finito da un po', la maschera pure, ho finito da poco lo spray e l'ho inserito nei prodotti finiti da poco. Adoro. Invece questa linea non l'ho mai provata, questa è la I Love Blonde, I Blonde The Color, quindi per capelli decolorati io ho il degradé, quindi potrei assolutamente provarlo, ed è il Deco e Balayage Total Mask di sempre di Elgon, eccola qua. E invece lo shampoo è il Decor and Balayage Total Low Shampoo, ed eccolo qua. Questi penso li utilizzerò magari a settembre. Quest'estate voglio usare i prodotti Sun, quindi questi, con questi ci vediamo per la prova al ritorno dalle vacanze, mentre questo, che è un bel boccione, mi stradurerà per tutte le vacanze e anche di più, perché è mezzo litro di shampoo, cioè, quindi qua si sta scatenando la tempesta. Mi porterò quindi, vabbè, uno di questi lo lascio a casa, però questo sarà il mio kit vacanze. Magari porterò un balsamo, perché io a volte uso la maschera, a volte il balsamo, e poi per 3 settimane di vacanze, sì, dovrebbe bastarmi anche per 3 settimane la maschera, dai. Poi qualcosa secondo me ho anche in Sardegna. Bene, questo è quanto, ragazzi, io vi saluto, vado a dormire, praticamente mi strucco, mangio qualcosa, devo ancora cenare, però mangerò tipo una busta di prosciutto a quest'ora, capite bene che oggi è una giornata alimentare, non prendetemi ad esempio, non è stata ottimale, però c'è troppo caldo. Cosa fate voi quando c'è così caldo? Io mi abbatto, non riesco più a cucinare nulla, anzi ho un po' di pasta avanzata da pranzo, quindi scalderò un po' di pasta e mangerò un po' di prosciutto e via andare così, perché sennò impazzisco. Finisco il beauty e me ne vado a letto, così domani mi alzo presto, vorrei portare la macchina dal meccanico, che devo cambiare 2 luci e una spia accesa. Poi cos'altro volevo fare? Credo di aver finito le incombenze. Volevo una borsettina di paglia e non trovavo le mie, ma le ho scovate per fortuna. Poi magari vi faccio vedere quando realizzo un po' la valigia, magari il vlog di domani potrebbe essere proprio su valigia e beauty, che ho già quasi tutto pronto, quindi magari metto la videocamera, vi faccio lo svuota, vi faccio vedere cosa c'è, o il riempi, dipende, anche se parto mercoledì e oggi è giovedì, domani è venerdì, però le voglio avere pronte in modo da non tenermi all'ultimo momento questa cosa che odio di fare la valigia. Bene, tutto questo va in info box, per se siete interessati a vedere il sito Elgon, sapete che è uno dei miei brand in assoluto preferiti per i capelli, i brand miei li conoscete più o meno, Elgon è sempre super nominato. Vi mando un bacio, se il vlog vi è piaciuto mi raccomando supportate il canale, quindi iscrivetevi, attivate la campanella, lasciate like al video e noi ci vediamo domani con un nuovo contenuto o comunque nei prossimi giorni. Cercherò di tenervi compagnia anche nel mio periodo delle vacanze, anche se un pochino i video si andranno a, diciamo, diluire nel tempo, perché quest'anno ho deciso di prendermi delle vacanze proprio in toto, mentre l'anno scorso, diciamo, che tutti i giorni dedicavo almeno quelle 5-6 ore alla produzione del video, ma avevo un altro tipo di vacanza. Quest'anno, grazie al cielo, non faccio le vacanze da sola, quindi mi vorrei anche dedicare a godermi le persone e i posti che andrò a visitare, quindi sì, la vedo un po' così, un po' diversamente, voglio staccare, ho più che lavorato quest'anno, quindi veramente ho lavorato tanto e secondo me almeno 2 settimane staccate saranno tipo 8 giorni e altri 8-9 giorni, insomma in totale una quindicina, un 2 settimane piene di vacanza vorrei farmele, nonostante voglia programmare, ecco, dei video per quei giorni, quindi lasciarli precaricati. Vi mando un bacio, ragazzi, ci vediamo presto, ciao.